con lo storico dell'arte Gianni Schiavon per valutare i contenuti, sia pure in modo sommario, dell'esposto recentemente presentato da 5 sottoscrittori alla Procura della Repubblica di Livorno e alla Procura della Corte dei Conti sulla cosiddetta operazione di restyling di Via Grande. Allora, per quanto attiene alla tua competenza, cioè quella estetica, quali sono le motivazioni di questa denuncia? Beh, dunque, noi contestiamo, per quanto concerne la parte storica e storico-artistica, la deliberata cancellazione delle tracce storiche della Via Grande, caratteristiche della Via Grande, ovvero le pavimentazioni in palladiana che dal 1949 all'inizio degli anni 60 sono state le pavimentazioni scelte dai condomini e dagli architetti che hanno realizzato gli isolati e che sono diventate caratteristiche nell'immaginario collettivo, tratto distintivo della Via Grande. Della Via Grande a questo punto storica, perché si parla di edifici che comunque hanno tutti più di 70 anni o circa 70 anni di vita. Noi contestiamo il fatto che queste palladiane vengano totalmente eliminate e sostituite da una pavimentazione industriale, contestiamo il fatto che gran parte di esse siano in ottimo stato di conservazione tuttora. Proprio per questo motivo abbiamo redatto un condition report che invieremo al Ministero dei Beni Culturali, nel quale si analizzano edificio per edificio tutte le pavimentazioni, i rivestimenti e le colonne che si sposano, tra l'altro, perché ogni pavimentazione è legata al proprio edificio di pertinenza, sia a livello cromatico che decorativo, e con il progetto che l'amministrazione ha in mente di portare avanti si va a cancellare anche il legame tra il fabbricato, quindi i rivestimenti e le colonne, e la pavimentazione che andrebbe a sostituire quella originaria. Nel bando di concorso si parlava esplicitamente di restauro. Quando si parla di restauro si riconosce automaticamente il valore del bene, questo lo dice Cesare Brandi quando redige nel 39 la carta del restauro, ed è fatto conclamato che al momento in cui si parla di restauro si intende preservare un bene e tutelarlo e conservarlo per i posteri. C'è quindi a nostro avviso anche un errore di fondo da parte della commissione selezionatrice dei vari progetti consegnati, perché il progetto vincitore non è un progetto di restauro ma è un progetto di ristrutturazione che smantella l'intera pavimentazione al di là del suo stato di conservazione, al di là della sua storicità, al di là del suo legame con i fabbricati di pertinenza. E confidiamo che il Ministero dei Beni Culturali, che riceverà la documentazione nell'arco di questa settimana, possa ancora intervenire e pronunciarsi in merito, trovando magari anche una mediazione, perché noi non siamo contrari al restyling di Via Grande, noi siamo contrari alla cancellazione delle tracce identitarie storiche di Via Grande. Secondo voi ci sarebbero anche i margini per ottenere una sospensione cautelativa della messa in opera delle grandi lastre standardizzate? Assolutamente sì, e si potrebbe comunque cercare una mediazione, conservare tutto ciò che è in ottimo stato, in buono stato, o che comunque può ancora essere ripristinato con un restauro tradizionale, e si può intervenire dove le palladiane sono già state sono assenti o sono già state nel corso degli anni sostituite, con un intervento in qualche modo che vada a mediare le esigenze, più soft, diciamo un'armonizzazione del tutto, cosa che a nostro avviso è possibile, è fattibile, ci vuole la volontà da parte dell'amministrazione di scendere a un compromesso. E d'altra parte nel progetto vincitore, Ipo Studio, questo studio di architetti fiorentini, su tutti i tratti dove le palladiane sono esistenti sottolineano l'intervento come consigliato, mentre invece per le altre parti, per gli altri tratti, specificano intervento strettamente necessario o necessario. Quindi lo stesso studio vincitore del bando non si spinge a chiedere necessariamente. Assolutamente, è una proposta che può essere interpretata e interpretabile, quindi noi al di là delle nostre posizioni auspichiamo che l'amministrazione veramente possa in qualche modo ripensare alla formulazione dell'intervento e magari attenersi a ciò che il bando vincitore del concorso in qualche modo ha già ipotizzato.